Le ultime due tappe in Sicilia sono state davvero dure, però corso in finire. Sicilia tu. Perché? In In Sardegna, Sardegna. ho sbagliato. Cosa fa sul traghetto? Quindi. Silvia Bianca. Facciamo? Buongiorno a tutti, oggi siamo in Colnago e stiamo ripercorrendo la stagione 2023. Come potete vedere, qui c'è una foto di Chiara. Cos'è che ti ricorda? Mi ricordo che questa foto è stata scattata l'anno scorso alla Duars, è stata una delle mie prime piccola classica che ho vinto, quindi pavé, sicuramente il Belgio col maltempo e le pietre, quindi mi ricorda Roubaix, tutte le grandi classiche, è una gara particolare, molto impegnativa, diciamo. Che ci aspetta anche in questo periodo 2024 che dovremo affrontare, però sì, tante emozioni, tanta fatica e tanta tanta sofferenza sulle pietre. Nella prossima abbiamo Silvia qui, una maglia particolare, Una maglia per dov'era? un'edizione speciale, una maglia per la seconda edizione del Tour de France. E qua siamo nella tappa, credo, sul Tourmalet, che è stata davvero una La più dura. giornata tosta per noi. E è stato un tour, diciamo, un po' con alti e bassi. L'anno scorso ho fatto un terzo posto in una tappa e sinceramente ero andata con altre intenzioni, però vabbè, dai. Speriamo che quest'anno vada meglio. Sicuramente Speriamo. andrà meglio. Qui invece Prossima. c'è una foto di una vittoria. Chiara l'anno scorso è stata una delle più vittoriose nella squadra, quindi credo che siamo in Belgio. Esatto, come potete vedere dalla pioggia, si capisce che siamo in Belgio. Era sì, una gara, il trofeo Marti Winans, ormai quelle gare lì le conosciamo da ormai 5-6 anni. Come ho detto prima, il Belgio abbiamo un feeling particolare, sicuramente tante emozioni, e sono le mie gare preferite, oltre ai grandi giri. E sì, mi ricordo che le mie compagne mi avevano tirato la volata e quindi poi all'arrivo anche un ringraziamento a loro, a tutto lo staff che ci segue e sicuramente anche tutti i dettagli, i particolari a cui dobbiamo stare attenti, però che fanno la differenza. Altra foto, pioggia ancora, dove Come? eravamo? Vabbè, siamo in Belgio e appunto questa è l'unica vittoria per me nel 2023 ed è stata una giornata speciale, diciamo, perché era la prima vittoria con la nuova maglia e comunque avevo battuto anche Demi Vollering che fino a quel momento sembrava imbattibile. E niente, mi ricordo che ero partita molto convinta, molto motivata, e infatti mi ero trovata nella fuga, gli ultimi 30 km e niente, poi nello sprint ho battuto Demi. Devo ringraziare tutte le mie compagne, come ha detto prima Chiara, che davvero quel giorno avevano dato il meglio di Ultima, sé. Ultima, ma non ma la meno ultima. Perché importante. voglio ricordare che Chiara vince 2 anni di fila che vince l'ultima tappa al giro. Sì. Beh, Quindi qui dove siamo e cos'è che ti ricorda questa tappa? sicuramente penso il momento più speciale di tutto il 2023 è stata la conclusione di un giro d'Italia, ma anche la conclusione di una carriera di una nostra compagna di squadra, di Marta. Purtroppo siamo rimaste in squadra poco insieme, solo un anno, però davvero è una grande donna da ringraziare sotto tutti i punti di vista, che tra l'altro quest'anno lavorerà anche per la nazionale, quindi sono davvero contenta di magari riuscire ancora a cogliere qualche cosa da lei. E sì, è stato un giro soffertissimo, mi ricordo la tappa prima, le ultime due tappe in Sicilia sono state davvero dure, però Hai corso in finire. Sicilia tu? Perché? In In Sardegna, ho Sardegna. sbagliato. Cosa fa sul traghetto? Quindi. Silvia Bianca. Va bene.
Facciamo? Sicuramente le ultime due tappe del giro dell'anno scorso sono state le più sofferte anche per il caldo. C'erano davvero 30 gradi e le tappe erano dure, a mio parere, magari per Silvia un po' meno, però davvero un giro tanto sofferto, duro e finito concluso con una vittoria, penso la più bella dell'anno scorso e con la fine della carriera di Marta Bastianelli, che spero di essere riuscita a coronarla nel migliore dei modi. Mi ricordo questo giorno, Chiara, sull'ultima salita che si voleva staccare, improvvisamente, ero dietro di lei, improvvisamente, non so, ha smesso di pedalare. In quel momento è arrivata Marta che le ha detto, urlato, esatto, comunque diciamo che era incitata e niente, quindi grazie Marta per quel giorno anche soprattutto, esatto, ma anche per il resto, per tutto quello che hai fatto per noi. C'è stato l'intoppo. C'erano 30, 30 gradi in Sicilia, erano 40 in Sardegna, però va bene. Ma sai che quella memoria non è che sono tanto...